Ciao a tutti, sono Patrizia Pietropaolo. Oggi continuerò con la nuova rubrica nella quale la parola è data ai miei follower, che potranno così raccontarsi. Oggi ascolteremo Rosa. Ciao Rosa, vuoi raccontarci qualcosa di te così ti conosciamo tutti? Buongiorno a tutti, sono Rosa, ho 42 anni e sono anche sposata da 9 anni con una persona fantastica che è mio marito e a cui veramente di cui sono molto innamorata. Lavoro in un'azienda di abbigliamento e ho coltivato, diciamo, raggiunto il mio obiettivo, la mia passione, la moda. Sin da quando ero bambina, tant'è vero che ho un aneddoto molto simpatico da raccontarvi, perché quando ero piccola ho addirittura tagliato le tende di mia mamma per realizzarci gli abiti per le bambole. Quindi, diciamo che in seguito poi agli studi di moda sono riuscita, a realizzare il mio sogno. Ah, bene, insomma, sei una donna in carriera e sei una donna innamorata. Per alcuni è difficile riuscire a conciliare tutto questo. Tu come hai fatto? Come fai? Sono riuscita a conciliare il lavoro e l'amore dedicandomi sia all'uno che all'altro. Quando sono in azienda, do tutto per, il lavoro, quindi in qualsiasi cosa io non, mi butto in tutto. E quando sono a casa, però, sto dietro comunque a mio marito e cerco di, avere un rapporto con lui. Molto, diciamo, tranquillo e anche diciamo, emozionante, ecco. E però questo sono riuscita anche a portarlo avanti negli anni perché lavorando fuori casa riesco comunque attraverso, diciamo, la tecnologia ad avere con lui un rapporto anche appunto a distanza, facendo tantissime magari telefonate e sfruttando anche le videochiamate. Quindi anche se siamo lontani, ma in realtà siamo vicini. Bene, insomma, sei una donna completamente assorbita dal lavoro, ma vedo che riesci a gestire anche molto bene la parte affettiva della tua vita e questo mi fa piacere. Cos'è per te l'amore, Rosa? L'amore per me è voler bene all'altra persona. Credere in lui, stimarlo, ma soprattutto avere comunque un dialogo che ovviamente deve essere da entrambe le parti. E con il tempo ho capito soprattutto che in un rapporto di coppia bisogna comunque sapere anche tanto ascoltare l'altra persona. Sì, hai proprio ragione. E dici Rosa, cosa dice tuo marito di tutto questo, dell'avere una moglie distante, un po' part-time, che va e che viene? Come vive la vostra situazione matrimoniale? Partiamo dal presupposto che mio marito è comunque una persona molto intelligente che ha da subito compreso la mia passione per il mio lavoro e quindi lui non mi ha mai ostacolato nel tempo, anzi, ha sempre creduto in me anche quando io in passato ero la prima a non crederci. Quindi diciamo che insomma è una bella persona. Bene, molti hanno paura di non riuscire ad innamorarsi o non, di non trovare la persona giusta. Fissandosi un attimino di più su questa parte della tua vita, quella affettiva, cosa vuoi dire a queste persone considerando la tua esperienza positiva nell'affetto? Vi dico, forse sembrerà scontato, di credere comunque nell'amore, di cercare di capire l'altra persona non fermandosi al primo impatto, al primo approccio, perché magari una persona potrebbe sembrarvi non adatta a voi, ma poi invece conoscendola meglio, parlandoci di più, e appunto sapendo, cercando di ascoltarlo di più, magari capirete poi che è la persona giusta e comunque non dimenticatevi che l'amore è dietro l'angolo. Bene,
Rosa, un'ultima domanda. Cosa ti definisce di più, la carriera o l'amore? Posso dire che mi definiscono entrambe, perché come ho detto prima, il lavoro per me è importantissimo, ma va di pari passo con l'amore, perché comunque a mio marito, e alla famiglia non rinuncerei per niente al mondo. Come vedi dall'esperienza di Rosa, puoi vivere anche tu un amore vero e profondo e contemporaneamente realizzarti nel tuo lavoro. Per vedere i tuoi sogni realizzarsi, ci devi mettere anche tu, però, davvero tanta tenacia e tanta dedizione, proprio come ha fatto lei. Ciao, a presto.